We are looking into doing actually a whole series called Young and Gay. We just did one in Jamaica, my colleague Christo, and he's looking into a lot of, you know, LGBT issues around the world. So if there is something, why don't you tell me, what is the situation for the LGBT community? Now I get to be your journalist. Manca capo forza quest'oggi, il nostro portavoce per raccontare. Non so moltissimo, te l'ho chiesto infatti prima in macchina, magari se ce lo vuoi dire tu qual è la situazione della comunità. Comunque, a parte tutto, stiamo facendo tutta una serie giovani gay, non solamente in Russia ma in tutto il mondo. Adesso la stiamo facendo in Giamaica, quindi insomma, se ci volete dare qualche informazione sull'Italia. E volentieri, noi ti voglio strappare una promessa, che il prossimo documentario sulla Giamaica o qualsiasi altra parte di questa serie tu venga a presentarlo come prima occasione o al nostro festival o nuovamente nelle prossime edizioni della Quaresima. Oh, I'd love to, yes. Thank you everyone. Inizio a ringraziare la Cineteca Sarda che ci ha ospitato quest'oggi per questa iniziativa, ci ospiterà anche nei prossimi giorni per altre iniziative, Luca che come sempre è presente ai nostri eventi e ci segue, grazie Luca. Io voglio ricordare anche l'appuntamento di domenica all'ostello delle Scalette di San Sepolcro, ci sarà un altro evento dedicato alla Russia come ho detto in apertura. Invano mi odiano, sarà un evento in collaborazione con gli amici di Amnesty International e ci sarà Giulia che è la regista del film appunto Invano mi odiano, che presenteremo per la prima volta in Sardegna e si parlerà ancora una volta di Russia. Ci sarà anche Giorgio Moranda del coordinamento GLBT di Amnesty International. Quindi vi diamo appuntamento alle 19 allo stello di Scaletti di San Sepolcro, ovviamente invitiamo a diffondere l'evento e l'appuntamento per domenica. E chiudiamo vedendo un altro spot del festival di San Pietroburgo, che era gemellato con noi per quest'anno e speriamo per novembre del 2014 di avere una presenza maggiore, visto che l'anno scorso hanno avuto qualche problema. Lo vediamo. Grazie a tutti per la presenza e vi aspettiamo ai prossimi eventi per la Quaresima. Grazie a tutti.